Ciao ragazze, bentornate. Questo è l'attesissimo video dei top e flop del mese di agosto, come sempre in collaborazione con Rory Ame qui su YouTube. Roberta, le mando come al solito un bacio e la ringrazio per aver avuto pazienza, perché io purtroppo sono stata prima al mare, poi sono dovuta partire, sono stata per un periodo a Roma e ora sono tornata, quindi non mi ero portata né il tablet né il computer, non avevo portato nulla con me. Quindi scusate il ritardo per appunto la pubblicazione su YouTube di questo video. Allora, partiamo subito con i prodotti top e flop. Allora, prima parliamo dei prodotti top. Questo è il primo prodotto top, che è un deodorante della Dermomed. Io questa marca la trovo al supermercato sotto casa. Io questo deodorante l'ho pagato 1,50 euro. E questo è al frangipane e alla pesca bianca. È veramente un ottimo deodorante, dura davvero tutto il giorno, sono 150 ml e la scadenza è a 24 mesi, ma è veramente un ottimo deodorante, non lascia aloni sui vestiti, non e dura veramente tutto il giorno. Io l'ho testato nel mese di agosto e ha superato la prova. Sicuramente lo andrò a riacquistare nel momento in cui terminerà, perché è quasi giunto al termine. Un altro prodotto top di cui voglio parlare è questo shampoo. Questo shampoo mi è stato inviato gentilmente dall'azienda. L'azienda si chiama Physiogel. Ne ho già parlato in un altro video dei prodotti finiti, se non mi sbaglio, perché appunto l'ho terminato. E questo shampoo io l'ho trovato ottimo, perché ho usato uno shampoo che è sempre collegato nei prodotti flop e mi aveva formato un sacco di crosticine sulla testa. Veramente io quest'estate ho avuto un po' di problemi sia con la pelle del viso che con la cute, perché la pelle del viso mi sono riempita nuovamente di brufoli qui sotto, in tutta questa parte qui. E poi anche sul cuoio capelluto piena di croste. Ora, io non so se è stato quello shampoo in particolare, però io subito dopo che ho usato quello shampoo mi sono riempita di croste, il cuoio capelluto. E poi, vabbè, io quest'estate sono stata un po' così, perché anche le unghie mi si sono spezzate tutte, proprio sfaldate, sono veramente fragilissime. Infatti dovrò andare a fare le analisi del sangue per capire un attimino come sto. E niente, comunque, tornando allo shampoo, è un ottimo shampoo, sono 250 ml di prodotto. Io giù nell'info box vi lascio il link al sito dell'azienda e anche al contatto Facebook, perché sono stata io a contattare questa azienda e loro molto gentilmente mi hanno mandato questo shampoo. Questo shampoo si chiama Sensi Cuoio Capelluto Shampoo Delicato, per un cuoio capelluto sensibile, deterge delicatamente con pantenolo per capelli più voluminosi e splendenti, con un pH bilanciato, non contiene conservanti, profumi e coloranti. E poi c'è questo questa, che non so se è l'azienda farmaceutica, non lo so che cos'è. Comunque, veramente uno shampoo super delicato e aiuta veramente a risolvere i problemi del cuoio capelluto sensibile, perché io effettivamente mi ha risolto totalmente il problema e l'ho terminato, e credo che se lo dovessi trovare in farmacia lo riacquisterò sicuramente, perché è veramente un buono shampoo. E niente, veramente un prodotto top. Un altro prodotto top è stato questa BB cream dell'Avon. Questa qui è la nuova, è uscita recentemente in un catalogo ed è la linea matte, proprio la BB cream dell'Avon Solution, però la linea matte, perché l'altra, se non mi sbaglio, era per pelli sensibili, non vorrei dire bagianate. Comunque questa è la linea matte, proprio per pelli grasse, ha un SPF 15. Io l'avevo presa nella colorazione medium, proprio appunto per utilizzarla per l'estate. Infatti sono diventata un pelino più scura e questa era la colorazione ideale, non formava neanche un minimo di stacco tra viso e collo. Per quanto riguarda l'effetto matte,
Sinceramente non ha avuto tutto questo grande effetto matte, però non lucidavo più di tanto, non mi lucidavo più di tanto, è comunque molto leggera, non mi ha creato assolutamente problemi alla pelle, quindi veramente un prodotto strapromosso. E poi se lo trovate in offerta, io le BB cream preferisco utilizzare in estate perché sono un po' più leggere, io in inverno utilizzo il fondotinta perché mi piace avere una buona copresa. Un altro prodotto super super super, infatti li vorrei collezionare tutti quanti, non collezionare per tenerli lì, ma proprio per utilizzarli perché mi piacciono i colori, sono i long lasting della Kiko. Io ho questi qui, ne ho altri due, il nero brillantinato e il marrone, che erano dell'edizione natalizia dell'anno scorso, che non mi ricordo il nome dell'edizione. Comunque sono, come già tutti le conoscerete, sono degli ombretti cremosi in penna. Queste tre colorazioni sono state le colorazioni che io più ho utilizzato. In questo caso sono la numero 47, la numero 45 e la numero 48, ma credo che questi colori facciano parte anche della linea permanente, non vorrei dire baggianate, ma mi sa che questo è il color carne che nella linea permanente mi sembra fosse il numero 28. Comunque vi faccio lo swatch. Questo è il color carne, è un matte, però all'interno quando l'ho andata a sfumare ha qualche brillantino sul rosa chiaro argento, veramente bellissimo. Questo che è un blu metallizzato fantastico, è per l'estate, è stupendo, veramente è fantastico, bellissimo. E poi questo qui è un verde con dei brillantini sul dorato, veramente veramente carino anche questo. Sono stupendi, hanno un'ottima tenuta e sono bellissimi per essere utilizzati sia come base per ombretto per far risaltare il colore dell'ombretto stesso, oppure da soli, o anche io li uso come linea di eyeliner o all'interno dell'occhio. Veramente possono essere utilizzati per tantissime cose, anche per fare un trucco veloce, io li trovo veramente pratici. Bellissimi, quindi sono veramente straconsigliati. In linea permanente mi sembra che costano 6,90 euro. Allora, poi c'è un prodotto che non è né un top né un flop. Io lo sto utilizzando, ma non lo so, ancora non mi ha convinto del tutto. È questo mascara della Essence, che devo dire, il packaging è veramente bellissimo perché è praticissimo da portare in borsetta e poi perché realmente si capisce quanto prodotto ancora c'è all'interno. Lo scovolino è fatto così a 5 pallini e io devo dire che le setole di questo scovolino sono abbastanza durine, mi volumizza le ciglia, me le allunga, non ha un brutto risultato alla fine, però a volte mi si arrossano tantissimo gli occhi. Ora io non so se è questo, se può essere il vento, non lo so, però ogni tanto quando io indosso questo mi si arrossano gli occhi, però io continuerò ad utilizzarlo perché insomma non è malaccio, non mi dispiace la resa che ha sulle mie ciglia, quindi però penso che una volta finito non lo andrò a riacquistare, quindi non è proprio un prodotto che mi ha colpito al cuore, che dico vabbè, no, lo riacquisto. È un prodotto così così. Passiamo ai prodotti flop. Allora, il flop in assoluto che vi stavo dicendo dello shampoo è questo shampoo ad azione dopo sole della Clinians, shampoo districante antisale con cheratina e pantenolo. Ve ne avevo già parlato in un video haul, ho avuto modo di provarlo, ha un odore stupendo, però io purtroppo come utilizzo questo shampoo mi riempie di crosta il cuoio capelluto, quindi
Io l'ho utilizzato per 4 volte, per 4 volte io ho avuto questo problema. Quindi sinceramente per me è bocciato perché insomma non vado a riprovare la quinta volta perché poi per togliere le croste dalla testa e riequilibrare il cuoio capelluto un pochino ce n'è voluto. Quindi chiaramente prodotto bocciatissimo, l'avevo pagato solo 1 euro, però dalla Clinience mi aspettavo un attimino di più perché io poi ho provato molte creme della Clinience e me l'ho trovata, diciamo, bene, mi aspettavo un attimino un qualcosina in più. Per il momento io ne avevo acquistate 3 confezioni, di cui una l'avevo regalata a mia sorella e lei non si è trovata male, quindi è una cosa che, come vedete, qualsiasi cosa va presa con le pinze perché è un prodotto che su di me può avere un risultato, su qualcun altro ne può avere uno diverso. Comunque, su di me questo prodotto proprio è stato pietoso. E, però, avendo sia questa confezione che voglio dire arriva qui il prodotto e sia un'altra confezione intera, lo sto utilizzando quando devo depilarmi come sapone per la depilazione, diciamo così, perché io in qualche modo lo devo finire questo prodotto perché sinceramente, come sapete, a me non va di buttare i prodotti, quindi lo utilizzo così e pazienza. Un prodotto che non è proprio un flop, però insomma, è questo burro doposole dell'Avon After Sun, della linea Sun appunto, ed è un burro doposole burro nativo solido dopo corpo. Insomma, è veramente buonissimo l'odore perché proprio sa di estate, di cocco, è proprio ottimo l'odore, però purtroppo sulla mia pelle mi faceva sudare un sacco. Io quando mi applicavo questo burro dopo la doccia veramente sudavo tantissimo, una cosa proprio indescrivibile. Quindi sinceramente non lo promuovo, sicuramente non lo ricomprerò. Ora questo l'ho dato a mia madre perché lei, avendo la pelle molto secca, lo trova ottimo. Io che ho la pelle, cioè io la pelle del corpo non ce l'ho grassa, ce l'ho diciamo normale. E questo sinceramente, come lo mettevo io, iniziavo proprio a sudare, ero tutta unta, quindi non mi piace assolutamente. Una crema che fa questo effetto proprio non mi piace. Quindi per me questo è un prodotto bocciato. Un altro prodotto bocciato, ahimè, sono questi 3 rossetti che io avevo acquistato dell'Avon, della linea Color Trend. So, è una nuova linea, non so se sono dei rossetti in edizione speciale, non l'ho capito. Io avevo acquistato ovviamente 3 colorazioni perché non me ne faccio bastare una. E quindi ho acquistato la Red Inferno, vi faccio lo swatch di questo. Questo è il colore, è un bel rosso, a vederlo da qui è veramente bello rosso, intenso, quindi ho detto vabbè. E poi la colorazione è questa. Ci sono rimasta male, infatti li boccio per questo, perché anche dal catalogo sembravano veramente intensissimi, perché a vederlo da qui sembra intensissimo, è quello che ho su ora, ma poi sono veramente chiari, diciamo che sono paragonabili a un balsamo colorato, a un... Certo, costano poco, però io pensavo fossero i rossetti della linea Color Trend, sono molto pigmentati, molto pieni come colore e ad altissima durata. Questi, cioè io non li ho testati tantissimo, però li boccio proprio per la pigmentazione proprio scarsa. Ma questo ancora ancora si salva. Poi ho il Coral Wisp. Chiedo scusa per la condizione delle mie unghie, ma non so che ci devo fare. Che è un aranciato pescato, va, diciamo che è più un pescato, molto bello, sembra proprio un matte, cioè bellissimo. Quando lo vado a swatchare, praticamente è così. Cioè quasi non si vede, sulla mano ancora ancora forse un pochino si vede, ma addosso proprio non si vede affatto. Quindi
questo è il Core Wisp. E poi ho preso il Purely Pink. Non si vede, c'è troppa luce. Comunque questo, che anche questo sembra un matte rosato, sempre è un color rosa, proprio rispecchia l'anteprima di qui. E poi una volta swatchato è un colore molto molto chiaro, anzi forse questo è quello che rispecchia di più quello che è nel tubetto, però assolutamente non sono dei matte perché sono molto lucidi e molto cremosi. Comunque io li ho pagati poco, ora non so, mi sembra saranno in offerta a 1,95 euro. Per quelle ragazze che sono interessate a non usare tanto con il colore, ad avere le labbra ben idratate, perché comunque questa linea idrata molto bene le labbra, non le secca, non va ad evidenziare le pellicine e non esce tantissimo dai bordi, onestamente si fissa abbastanza bene. Però a chi non è interessata ad avere un altissimo colore, io lo consiglio, soprattutto questi due per una primavera, un'estate, così da tenere in borsa. Ma anche chi vuole un rosso, però non vuole osare, consiglio anche questo. Chi invece, come me, voleva un colore bello pieno, bello pieno, perché io da un rossetto mi aspetto che sia bello intenso il colore, assolutamente non li consiglio. E niente, questi erano i miei top e flop per il mese di agosto. Io vi ringrazio, vi mando come al solito un enorme bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!